per l'armonia della mista, un 4-0 che parla da solo, è arrivato il gol dopo un minuto a rompere subito gli equilibri e poi ci siamo presi il sopravvento e mancata la reazione. Sì, oggi è una brutta serata perché praticamente la partita è durata poco, molto poco. Sapevamo di una squadra forte, sapevamo dei pericoli che c'erano, non eravamo pronti a iniziarla così in salita, onestamente. Prendere gol dopo un minuto è stato pesante, al di là del, purtroppo, l'inconveniente che ha portato al gol. Ci siamo trovati in una montagna insormontabile da scalare. Devo fare complimenti a loro, che sono una squadra molto aggressiva, molto determinata. Arrivavano da tutte le ore. È stata una brutta serata. Tecnico, no? Un minuto e 20 di vista la partita, però ci stavano 88 minuti, poi, no? Purtroppo ne è funzionato poco, soprattutto anche dietro, cioè ogni palla lunga oggi o spendi da 2000 o probabilmente per conto troppo piano. Giustissimo, non è che si può dire il contrario, purtroppo. Sono curioso di rivederla per vedere quanto forte andavano loro e quanto piano andavamo noi. Quindi magari può essere anche un problema atletico dalle tre partite, la capacità per qualcuno comincia anche a essere, no, importante, o magari si è attaccata la luce mentale. Dopo io credo che quell'episodio lì abbiamo un po' tagliato le gambe psicologicamente, perché chiaramente, giustamente, 88 minuti sono tanti per poter far qualcosa per rimediare. Abbiamo provato anche a farlo a sprazzi, ma è altrettanto vero che abbiamo sofferto le pene dell'inferno in fase difensiva, perché sembrava che andassero al doppio di noi. Ci può stare, che comunque c'è sempre, al di là che aveva un paio di attaccanti importanti, no? Fuori, perché comunque c'è tanti attaccanti, no? Cioè, non so, è vero, avevano tre titolari fuori, due titolari e mezzo, diciamo. Però hanno dimostrato, quelli che sono entrati, che vanno forte tanto quanto gli altri, hanno capacità tecniche e atletiche molto importanti, quindi la squadra costruita benissimo, secondo me, e probabilmente anche in un momento di condizione ottimale, perché vista la partita di martedì con l'Ancona, che li hanno asfaltati anche loro, vista la partita di oggi, credo sia in un momento che tutti sarebbero contenti di non affrontare il Cesena oggi. Però non è assolutamente un alibi che può giustificare il non andare meno tanto quanto loro, cercare di andare meno tanto quanto loro. Devo dire che i ragazzi hanno speso tutto, non è che posso fare tanti recriminare o dare giudizi negativi, perché hanno speso tutto, evidentemente dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista.